grazie. Parliamo di Russia in questa giornata, ne parleremo anche domenica, ma vi diremo dopo. Quest'oggi presentiamo un documentario fatto da Milene Larson, che è nostra ospite, che invitiamo a raggiungerci. Ci raggiunge insieme a Chiara Meloni, che sarà la nostra interprete per questa sera. Facciamo anche la pubblicità, visto che anche il nostro sponsor Bubble Center di Sydney che ci fa questo servizio. Dicevamo, dunque, è serata dedicata alla Russia con Milene Larson, che con molto piacere ci ha raggiunto qui a Cagliari per presentare questo documentario che vedremo tra poco, di 35 minuti, che è stato girato qualche mese fa in Russia, quando si stava incominciando a parlare delle leggi antiomofobia di Putin e stavano venendo a galla delle situazioni molto particolari, i primi pestaggi e le prime situazioni non tanto simpatiche per tutta la comunità omosessuale russa. A novembre l'ARC, con l'ARC Cinema, ha organizzato il festival Uno Sguardo Normale Expo, che ha visto la collaborazione e il gemellaggio con il Festival di San Pietroburgo, che ricorderemo per chi ha vissuto quelle giornate con noi al Teatro Nelloi, proprio di varie interruzioni che ci sono state durante le serate per minacce di morte, per minacce di bombe, rischi di attentati durante le serate. Quindi continua questo filo che ci unisce con la Russia. Come detto prima, domenica ci sarà un altro evento dedicato a questa situazione, quindi invitiamo a partecipare anche domenica prossima. Io chiedo soltanto a Milene di farci una piccola presentazione del documentario che verremo, poi dopo avremo modo e possibilità di poterne discutere. Hi, I'm very honored to be here in Slovenia today, Mary, Karisima. So, this film, Young and Gay in Putin's Russia, that you're going to watch, is a film I did together with a Russian colleague of mine called Olga Kravitz for Vice News. And we got the idea for the film because we were interested in the crackdown on civil society in Russia. And at the time, there was the discussion of passing this law against the propaganda of non-traditional relationships towards minors, which was a law that already existed in St. Petersburg and some regions of Russia, but they were going to pass it countrywide. And this was almost a year ago. And there was a lot of writing about this in media in Europe, in America, and nobody at the time spoke about what the situation is like really for the LGBT community in Russia. A lot of the talk was about what would happen during the Olympics, during Sochi and so on. But
Olga told me this is a massive thing for the LGBT community in Russia. So we wanted to go there and talk to them. And also, nobody was talking about what this means for people who are young and gay, people who are under 18, who no longer can receive support from parents, from teachers, from psychologists, and basically are told that they have a disease. And so we went to do a film to show what happens to society when an attitude like homophobia becomes law. Grazie, sono onorata di essere qui, grazie per avermi invitato. Il film che vedrete a breve è stato girato in Russia insieme alla mia collega Olga di Vice.com e l'idea è nata principalmente per mostrare il crollo di una società dopo la rielezione di Putin, ma anche per mostrare la propaganda anti-gay che si stava facendo all'epoca. In Europa si è scritto tanto, si scriveva tanto, ma nessuno parlava della gravità di questa situazione, si parlava solamente di Sochi, delle Olimpiadi, e quindi con la mia collega abbiamo deciso di andare a parlare proprio con la comunità GLBT, soprattutto per sentire la voce dei giovani, quei giovani che non erano più supportati da nessuno, né dagli psicologi, né tantomeno dai genitori, perché venivano considerati dei malati. I hope you enjoy the film. I'm happy to answer any questions once you've watched it. Bene, tra poco vedremo il documentario, però prima volevamo invitare Francesca Pirra, presidente della Commissione Cultura del Comune di Cagliari, in rappresentanza appunto del Comune di Cagliari e del Sindaco, perché come sapete la Pirisma è patrocinata dal Comune di Cagliari, quindi ci tenevamo che anche l'amministrazione potesse rappresentare la sua vicinanza alla comunità russa, anche se non abbiamo rappresentato in Russia in questo momento, però comunque visto il documentario. Prego. Buonasera a tutti, sì, io sono qua oltre che come spettatore con grande piacere partecipo all'evento organizzato dall'ARC nell'occasione della Pirisima per portare i saluti del sindaco Massimo Zerda e dell'assessore Enrica Pugioni, che sapete impegnatissimi nell'organizzazione del rally e di altri eventi che ci sono oggi in città. Io vorrei rinnovare i miei complimenti ad ARC per queste iniziative che ti organizzo ormai da anni, ma che sono calendarizzate all'interno della Pirisima, ormai alla terza edizione, perché penso che grazie al vostro lavoro questa continua affinamento anche della cultura dei diritti, anche la nostra città stia cambiando, noi sempre di percepire un cambiamento in città, penso che sia una cosa molto importante e non bisogna mai dar niente per scontato, quindi penso che sia importante continuare a ribadire le questioni principali e il fatto che ognuno si debba autodeterminare per quello che è, debba sentirsi libero di esprimersi, come molto bello anche lo spot che è stato presentato in apertura della serata, proprio riuscire a vincere anche la paura e manifestare quello che si è in ogni circostanza. È evidente che in alcuni paesi come la Russia di Putin questo è difficile, ma penso che dei lavori come quello di Milen, che mi complimento ancora con voi per essere riusciti a portarla qua, la ringrazio per darci modo di vedere il suo documentario, di poter discutere insieme di vicende che sono apparentemente lontane da noi, ma neanche troppo, in modo appunto che certe barriere vengano superate, certi episodi anche di violenza non si ripetano più e non avvengano, perché sono delle cose assurde per noi, ma purtroppo per molti continuano a non essere. Quindi grazie e buona visione. Possiamo dare via al documentario e poi dopo ci vedremo per il video.